Perché l'Europa non ci aiuta? Il loro obiettivo è renderci poveri? Ma lo sai che diamo ogni anno all'Europa più di quanto riceviamo? Queste sono alcune delle domande, invettive e provocazioni a cui, per sommi capi, oggi proveremo a rispondere. Sigla! Da anni ormai siamo abituati a sentire discorsi molto ostili sull'Unione Europea da parte di tutti i suoi stati membri, sempre più insistentemente. Uno degli stati ha addirittura deciso di andarsene, è stata una storiella adolescenziale un po' del tipo mi manchi TVB, scritti 3 giorni dopo essersi lasciati. Il problema è che in questo caso non c'è stata la ricongiunzione, ma a partire dal 30 gennaio 2020 il divorzio è stato definitivo. Stiamo parlando ovviamente della Gran Bretagna, che ha ufficializzato Brexit appunto lo scorso 30 gennaio 2020, e ironia della sorte vuole che proprio la Gran Bretagna insistette all'inizio per tentare di entrarci nell'Unione Europea. Però facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a vedere come è nata. L'Unione Europea nacque nel 1951 sotto le mentite spoglie di Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, quando un tedesco, un francese e un italiano entrano in un bar. Sembra una barzelletta. Uno saluta dicendo hello, l'altro saluta dicendo salut, l'altro saluta dicendo uè, e così nacque l'Unione Europea. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nasce su iniziativa di Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio, i quali hanno deciso, praticamente dopo secoli e secoli di frecce, bombe e cannonate, che forse era più conveniente ascoltare la loro mammina quando gli diceva che per chiedere le risorse a qualcun altro conviene chiedere per piacere, piuttosto che andare a sparargli in casa. Lo scopo di questa comunità era quello di garantire una relazione economica molto più forte tra questi 6 stati e conseguentemente ridurre al minimo il rischio di ulteriori conflitti e agevolare così la pace. Questo obiettivo fu effettivamente raggiunto, visto che ancora oggi, a partire dal 1952, non si sono più viste guerre all'interno dei territori facenti parte di quella che fu la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e di quella che adesso è l'Unione Europea. Già nel 1958 poi venne instaurata la Comunità Economica Europea, che andava ad estendere gli accordi già presi tra questi 6 stati, introducendo ulteriori campi di interesse, come per esempio il campo agricolo, il campo atomico, ma soprattutto introducendo la libera circolazione di beni e servizi, togliendo sostanzialmente tutti i dazi doganali e dando uno sprint incredibile all'economia di questi 6 paesi. A che, a partire da quegli anni, diversi stati iniziarono a bussare alla porta. Tra questi c'era proprio la Gran Bretagna, come abbiamo visto prima, ma c'era anche la Norvegia, che per esempio bussò alla porta ma poi fece un referendum e si tirò indietro. O ci fu per esempio la Turchia, che fece richiesta ovviamente decenni dopo, ma che ancora adesso viene fermata sull'uscio perché non rispetta determinati dettami dell'Unione Europea. Se volete faremo un secondo video dedicato alla storia dell'Unione Europea, ma per il momento facciamo un salto in avanti e arriviamo al giorno d'oggi e vediamo com'è configurata oggi l'Unione Europea. L'Unione Europea è composta da 27 stati, occupa un'area di oltre 4 milioni di chilometri quadrati e accoglie al suo interno 440 milioni di abitanti che parlano 24 lingue diverse. Di questi, 19 adottano l'euro e fanno parte della cosiddetta Eurozona, assieme a altri 6 stati che sono San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Monaco, Kosovo e Montenegro. Tutti gli stati, eccetto la Croazia, fanno anche parte dello spazio economico europeo, di cui fanno parte anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, i quali, a loro volta, assieme alla Svizzera, fanno parte dell'EFTA. Questi ultimi 4 stati, inoltre, fanno parte dell'area Schengen, alla quale partecipano tutti gli stati dell'Unione Europea, tranne Cipro, Croazia, Romania e un'altra che non mi ricordo, Bulgaria. Tolta tutta questa complessità, quello che vi dovete portare a casa è molto semplice. Grazie all'Unione Europea e tutti i trattati che sono stati realizzati nel corso dei decenni, ogni individuo, ogni cittadino all'interno dei confini dell'Unione Europea porta con sé un sacco di nuovi diritti, nuove libertà e nuovi privilegi che prima semplicemente erano sostanzialmente inimmaginabili. Primo fra tutti è ovviamente la pace, che già da sola dovrebbe valere il prezzo del biglietto. Ma poi provate a pensare per esempio agli studenti che adesso possono andare a far festa dall'altra parte del continente facendo finta di studiare. L'Erasmus Plus. Oppure pensate al trattato di Schengen, che, soprattutto se vivete vicino ad un confine, vi permette di scavallarlo e magari, che ne so, provare a fare benzina ad un costo più agevolato.
Oppure pensate a quando fate un viaggio, magari lungo, dall'altra parte del continente e vi viene nostalgia della mammina e volete chiamarla. Niente di più facile, non c'è nessun costo aggiuntivo per chiamare a casa da ogni stato dell'Unione Europea. Oppure, se proprio vi annoiate, soprattutto in questo periodo di lockdown, potete andare in un qualunque sito europeo e divertirvi a cliccare il banner dove dite che accettate il GDPR. Una serie di privilegi incredibile. E dici niente, stupidate a parte, l'istituzione dell'Unione Europea e molto prima di tutti gli altri trattati che abbiamo velocemente menzionato ha portato alla creazione del mercato unico più grande al mondo, ha incentivato gli scambi tra gli stati membri non più soggetti ai dazi doganali, ha incentivato notevolmente il turismo interno di cui hanno goduto specialmente Italia e Spagna e ha fortemente agevolato la ricerca scientifica finanziandola e permettendo una grandissima cooperazione tra tutti gli stati membri, al punto tale che ad oggi il 25% delle ricerche scientifiche viene prodotto proprio in Europa, dove vive solamente il 5% della popolazione globale. Inoltre, i piani d'aiuto che sono stati messi in piedi per aiutare gli stati più in difficoltà hanno permesso e stanno permettendo a questi di crescere molto più velocemente di quello che avrebbero fatto rimanendo fuori dall'Europa. Uno studio di qualche anno fa ha infatti verificato che ogni Stato membro dell'Unione Europea ha raggiunto sostanzialmente un PIL che è il 12% maggiore rispetto a quello che avrebbe raggiunto se fosse stato fuori dall'Unione Europea. Ma come crescita economica? Ma lo sai che noi in quanto Italia diamo all'Unione Europea molti più soldi di quelli che lei dà a noi? Noi in quanto italiani diamo all'Unione Europea molto di più di quello che l'Unione Europea dà a noi. Così come lo fa la Germania, che ne dà ancora di più, così come lo fa la Francia, così come lo fa la Svezia, l'Olanda e altri paesi, così come invece non lo fanno Bulgaria, Polonia, Ungheria, Grecia e altri stati che hanno bisogno invece di maggiori aiuti. Ma è anche vero che tu, in quanto individuo, fai lo stesso con Netflix, con Disney Plus, con la compagnia telefonica che ti permette adesso di vedere questo video, e non credo che tu pretenda ad un certo punto che questi soldi ti vengano restituiti. Perché? Perché questi enti ti danno un servizio. E quindi l'assenza di dazi doganali, la libera circolazione, la pace... La famiglia! Non ritieni che sia un servizio per cui valga la pena spendere qualcosa? Ma allora dovrebbe valere per tutti, perché invece c'è chi riceve più di quello che dona? Andando a riassumere, andando al nocciolo, torniamo al discorso di prima, ci sono degli stati che è innegabile abbiano bisogno di maggiori aiuti rispetto ad altri, perché? Perché vengono da un passato più problematico, sono più poveri e quindi, così come succede per il Mezzogiorno in Italia che riceve sovvenzioni sia dall'Italia stessa che dall'Europa, succede anche che altri stati europei, quelli più in difficoltà, ricevano maggiori fondi per sostenere il loro lavoro, per cercare di aumentare il loro benessere. Questo va a vantaggio sia dello Stato stesso che riceve i soldi, ma anche di tutti gli altri Stati membri che vedono ridotta la concorrenza interna all'Unione Europea, vedono ridotte le delocalizzazioni, famosi infatti i casi di aziende che si trasferivano dall'Italia in Polonia. Perché? Perché la Polonia era più conveniente e quindi le aziende si spostavano in Polonia. Se la Polonia diventa più competitiva dal punto di vista economico-politico, a quel punto la convenienza si perde. E soprattutto avendo dei nuovi stati equiparabili a quelli più avanzati economicamente, si vanno a creare nuove relazioni, nuove possibilità commerciali. Ed è proprio per questo motivo che è fuori da ogni logica il ragionamento che si sta rafforzando in questi giorni di pandemia, secondo cui Francia e Germania vogliono indebolire l'Italia o comunque tutti i paesi del Sud Europa. Se la crisi greca ci ha insegnato qualcosa, è che se uno Stato tracolla, tracollano tutti gli altri, perché sono tutti incredibilmente interconnessi economicamente l'un l'altro. E ce lo sta insegnando anche proprio la questione degli Eurobond, Corona Bond che sta tenendo banco in questi giorni. Non mi dilungo nei tecnicismi relativi agli Eurobond, perché uno ci vorrebbe un'enciclopedia intera per parlarne, due non ho la competenza adeguata per poter affrontare questo argomento, ma andando a pungere nel nocciolo, che è un neologismo che ho appena ideato ora, e instaurare gli Eurobond così come erano stati immaginati 10 anni fa all'indomani della crisi greca consiste sostanzialmente in uno sforzo incredibile da parte di ogni Stato membro. Qual è questo sforzo? La cessione della sovranità fiscale all'Europa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che ogni Stato demanda ad un organismo europeo che non esiste e che richiederebbe mesi se non anni per essere creato, la facoltà di raccogliere tasse in tutti gli Stati membri e di poi decidere come queste tasse vengano spese. Voi ve lo immaginate Salvini che
appena riceve la notizia, come riceve la notizia, come dice sempre lui, di questo fatto, come reagirebbe? Cioè, già ha dovuto far fioretto per passare da prima la Padania a prima gli italiani. Se mo adesso gli vengono a dire che sarà Bruxelles a imporre le tasse sugli italiani, gli prendo un cuvolone. Per approfondire il tema degli Eurobond, comunque vi lascio in descrizione il link ad un video di WhatsApp Economy che è effettivamente molto più qualificato di me per parlarne e vi parlerà degli Eurobond, del MES, dei Corona Bond che sono la variante al vaglio in questo momento e quindi vi farete una visione un po' più completa di questa tematica relativa comunque sempre all'Unione Europea. Ciò che dobbiamo imparare tuttavia dalla questione Eurobond, così come dalla questione migranti prima di essa, è che non è che l'Europa ci odia o ci vuole male. È che l'Europa è complessata, ha una malattia autoimmune che la porta a essere lenta, raffazzonata negli interventi, a volte favoreggia questo piuttosto che quell'altro Stato, a volte favoreggia questo piuttosto che quell'altro partito. Ma non perché ci odia, ma perché è incompiuta sia burocraticamente che identitariamente. È un'affermazione forte, ma adesso spiego. Partiamo con un esempio, prendiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono 50 stati completamente diversi tra loro, ma alla fin dei conti tutti i suoi abitanti sono americani. In Europa questo non c'è ancora, né dal punto di vista burocratico, né dal punto di vista del singolo cittadino. L'Europa, come abbiamo visto, viene da secoli e secoli di conflitti che sono terminati 70 anni fa, conflitti che non si cancellano con un trattato e con 50 anni di pace, conflitti che hanno lasciato confini, conflitti che hanno lasciato identità, abitudini, modi di vivere, e così abbiamo stati più o meno virtuosi, più o meno spendaccioni, più o meno rigidi, più o meno belli culturalmente, abbiamo degli stati completamente diversi tra loro in cui non si parla la stessa lingua, tante volte non si usa ancora la stessa moneta e quindi è innegabile che sia difficile in quanto Europa avere una linea comune. E lo stiamo vedendo ancora una volta in questo periodo di forte crisi dovuta al coronavirus, all'indomani dello scoppio dei casi a Codogno, quando in Italia c'erano circa 1000 casi. Tantissime persone iniziarono a puntare alla Germania dandole la colpa di essere stata la prima importatrice e quindi lei la portatrice della peste in Europa. E questo perché è molto più facile dare la colpa ad altri, soprattutto se sono tedeschi, soprattutto se sono francesi, piuttosto che riconoscere il fatto che in Italia c'erano già 1000 casi, mentre in tutto il resto dell'Europa qualche decina e quindi gioco forza era l'Italia quella a maggior rischio di esportazione del virus. E l'abbiamo visto anche dall'altro lato, quando la Germania ha fermato le mascherine, per fortuna lì è proprio intervenuta l'Unione Europea a fermare quello scempio, oppure l'abbiamo visto nel caso degli Eurobond, quando i Paesi Bassi cercano di tutelare i loro interessi prima di quelli della comunità, sperando che comunque un accordo si trovi e che a tutti vada bene. E l'Europa che fa in tutto ciò? Fa quello che riesce, fa quello che può, ed è effettivamente molto poco, proprio perché i trattati che sono stati firmati nel corso dei decenni sono volti più che altro a tutelare le autonomie dei singoli stati piuttosto che dell'Unione in generale, e quindi hai i Paesi Bassi che possono fermare il progetto degli Eurobond da soli, oppure hai l'Ungheria che può impedire qualunque procedura di infrazione nei confronti della Polonia che sta avendo una deriva autoritaria, hai l'Ungheria stessa che adesso ha ottenuto i pieni poteri di azione e contro la quale ci vorranno mesi e mesi per poter fare qualcosa. Se ad oggi gli interventi dell'Unione Europea sono raffazzonati e spesso tardivi, è proprio perché è difficile coniugare le esigenze di 27 stati che a loro volta poi all'interno sono divisi in ulteriori 5, 10, 15 partiti. È effettivamente un'impresa gargantuesca. Ma per cambiare tutto ciò bisogna cambiare paradigma, bisogna cambiare modalità di pensiero. Finché si continueranno ad addossare le colpe a Otto solo perché c'è il nome che ricorda un numero, o a Juanito, sempre colpa di Juanito, piuttosto che a Francesco che porta il nome del patriarca nazionale, è ovvio che l'Europa non potrà liberarsi da tutti questi vincoli, da tutte queste restrizioni che i singoli stati le pongono nella libertà di operare. Se lo vorrete possiamo approfondire proprio questo argomento parlando del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, del Consiglio dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo in un altro video dedicato, nel quale appunto vediamo quanto è forte l'influenza dei singoli stati nelle varie branchie dell'Unione Europea e così possiamo vedere appunto quanto poco sia da ascrivere la colpa all'Unione Europea stessa e quanto invece siano i singoli stati
ad essere gli artefici del loro stesso destino. Quindi è inutile lamentarsi che l'Unione Europea, del fatto che l'Unione Europea non faccia nulla, quando poi si fa ostracismo in sede parlamentare, quando si fa assenteismo in sede parlamentare, perché è proprio questo ostracismo e questo assenteismo e questo individualismo che porta l'Europa a non fare l'Europa, non porta l'Unione Europea a non essere unita. Quindi tiriamo le somme, l'Unione Europea ha portato con sé una serie di libertà e diritti inimmaginabili prima d'ora, ha portato la pace, il libero scambio, il libero commercio, la libera circolazione, tutte cose che rendono sostanzialmente una guerra all'interno del continente non solo impossibile, ma proprio inimmaginabile. Ciò nonostante non è priva di falle, ma l'Unione Europea in quanto Unione è la somma degli stati che la compongono e quindi se ognuno di noi iniziasse a fare la propria parte, iniziasse a guardare un po' più in là del proprio naso, non saremmo qui a parlare dell'Unione Europea come di una prigione dalla quale fuggire, ma come una grande piazza nella quale stare bene, tutti assieme e in pace. Siamo giunti al termine, diteci qua sotto nei commenti se volete gli altri due video di cui abbiamo fatto veloce menzione, cioè quello sulla storia dell'Unione Europea e quello sull'organizzazione di tutti i vari elementi che la compongono. E seguiteci, mettete un like se vi è piaciuto, commentate anche dicendoci se siete d'accordo o no con quello che abbiamo detto, ma fatelo per carità con i dovuti modi, con la dovuta pacatezza, perché non siamo qui a litigare, perché altrimenti facciamo proprio quello che non va fatto anche all'interno dei nostri confini nazionali. Quindi commentate, condividete eventualmente se siete d'accordo con me, con i vostri amici che magari non hanno alba di quali siano i benefici che ha portato l'Unione Europea, di quali siano le sue problematiche. E basta, seguiteci anche su Instagram, ve lo metto qua, sì. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ah, dovete attivare la campanellina, seguirci, attivare la campanellina, tutte quelle cose, insomma. Ciao ciao.